fate caso che c'è il rumore da play, ma a noi frega un'altra cosa, mi tolgo gli occhiali, perché ragazzi, anche il signore degli occhiali sta finendo un pazzo tempo di Salernitana. Ragazzi, non aggiungo altro. 1-1, la rimontata sfumata col rigore sbagliato di Perotti. E poi, ragazzi, siamo tornati veramente in modo particolarissimo e partita assurda. Empoli che l'ha rimessa in. Cioè, non è che l'ha rimessa in gioco, è riuscita con Vicario, ragazzi. Vicario vecchio cuore, Cagliaritano. Vicario vecchio cuore, Vicario vecchio cuore, Vicario vecchio cuore, Cagliaritano. Ragazzi, in questo momento teoricamente non dovrebbe neanche essere retrocesso il Venezia, quindi. Potremmo arrivare con l'ultima giornata con Spezia, Salernitana, non Spezia, Salernitana, Spezia, Sampdoria e Cagliari, perché è scritto che retrocederanno. Teoricamente ci possiamo trovare anche in quella situazione. Ma attenzione qua, la Salernitana attacca il tiro. Deviazione, attenzione, perché c'è un possibile contropiede dell'Empoli. L'Empoli attacca, Pinamonti adesso. Pinamonti allarga il pallone. Mamma mia, ragazzi, che sofferenza. E poi io, ragazzi, lo sapete che sono un forte simpatizzante Cagliari. Non mi definisco un verissimo tifoso, ragazzi, perché spero che il Cagliari vinca, ma non sono un tifoso doc. Però, ragazzi, sono molto simpatizzante del Cagliari. E mamma mia, attenzione qua, l'Empoli attacca. Io spero che il Cagliari non retroceda, ma ora come ora la vedo veramente non difficile. Ma impossibile, perché con una Salernitana del genere, che l'ha rimessa in piedi con il gol in rovesciata di Bonazzoli. Non so cosa dire. E attenzione qua, allargano il pallone. Mamma mia, sfiora l'autogol la Salernitana. Forse c'è anche un pro, ragazzi. Non mi ricordo l'ultima partita che la Salernitana. Non vi nego che non me lo ricordo. A fine partita andremo a rivedere qua, super giocata. Pallone poi che è arrivato a Bairami, che comunque ha conquistato un calcio d'angolo. Ottimo. Ottimo. E attenzione qua, signori. Non so cosa potrebbe mai succedere. Non ne ho la più pallida idea. E attenzione qua, cross in mezzo, deviazione, attenzione, 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 colpo di scena. Perché qua Bairami va a cercare di prendere il pallone. Forse arriverà anche un giallo. E sembra esserci un fallo su Bonazzoli grave. Anche grave su Bonazzoli? Non lo so. Il rigore, ragazzi, c'era. Cioè. Io all'inizio non pensavo ci fosse, ragazzi, non pensavo assolutamente che ci fosse il rigore, ma poi rivedendolo, poi capisci che c'era il rigore, ragazzi, c'era assolutamente il rigore e quindi è stato giusto darlo. Ma l'ha sbagliato Perotti, ragazzi. Perotti che è una garanzia dal dischetto. È quasi impossibile che sbagli, ragazzi. Lo sappiamo, è molto improbabile che cosa Perotti, Diego Perotti, si chiama così, sbagli un rigore. Molto particolare, è tornato, ragazzi, ha avuto un grande impatto. E da quando è tornato in Italia alla Salernitana, ma oggettivamente si sono dopati palesemente, a parte gli scherzi, però ha avuto un grande impatto Perotti. E boh, ragazzi, boh, non ne ho la più pallida idea di cosa potrà succedere negli ultimi 3-4 minuti, perché da un pochino, ragazzi, che non si gioca, Bonazzoli avesse che si è fatto veramente male. E nel frattempo, magari, intanto, ragazzi, vi informo che dovrei portare il post partita della FA Cup alle 17:45. Andiamo a vedere domenica, teoricamente prossima. Ah, non lo fa vedere purtroppo DAZN. Comunque ringrazio DAZN per la partecipazione. Fatemi vedere che partita ha la Serie A. Perché adesso non vi nego che assolutamente non me lo ricordi. La prossima partita con l'Udinese è semplice, ragazzi. Non dico semplice, però è alla portata. È molto alla portata. E invece un grande passo questa Salernitana, perché sarebbe, ragazzi, semplice. Cioè, l'importante mi sa che anche pareggiare andrebbe bene. E attenzione qua, cross in centro. Perotti, mamma mia, sfiora il gol. La Salernitana che, ragazzi, non lo so, sia più meritato. Secondo me forse meritava leggermente di più rispetto all'Empoli, che comunque ha fatto un primo tempo assolutamente spaventoso. Nel secondo tempo poi le parti si sono leggermente invertite, ma adesso qua aspiriamoci e impariamo. Perotti, Ederson, che non sarà disponibile al prossimo incontro, che ha preso un giallo dopo essere già stato, non ammonito, però non mi viene, era diffidato. E attenzione qua, contropiede.
Contropiede va quasi sulla bandierina, vanno a cercare in cross. Che cazzo fa? Mette il pallone un passaggio a Sepe. Va benissimo, comunque. Vediamo qua, l'Empoli non lo so ragazzi, si impose 4-2 all'andata alla Recchi, questa volta invece a casa dell'Empoli sta cercando veramente i tre punti la Salernitana, che praticamente non dico che gioca in casa, ma questa, i tifosi a Salernitana veramente meriterebbero di essere i primi in classifica, perché sono veramente un qualcosa di assurdo ragazzi, qualcosa di bellissimo proprio da vedere, dei tifosi che prendono giorni liberi, prendono un giorno, prendono due giorni liberi per poter andare a supportare la loro squadra del cuore, spendendo centinaia di euro tra aereo magari, oppure viaggio in treno, oppure bed and breakfast, stadio. Qualcosa di assurdo, attenzione, attenzione, ripartenza in contropiede, c'è Perotti scoperto, Perotti. Uno contro uno, quasi Perotti, doppio passo, il tiro, mamma mia, deviazione, ancora però palla, Ederson. Adesso Ederson, che avevo letto, ragazzi, la notizia, che è stato cercato dal Paris Saint-Germain. Non so se fosse una bufala, avevo letto questa notizia. Pazza sgravata, ragazzi, pazza sgravata. Ma comunque, ancora, qua la Salernitana che attacca. E qua c'è Nicola, ragazzo infuriato, cross traversone, attenzione, qua c'è un colpo di testa, c'è stato forse, non c'è stato fallo, ma attenzione qua alla ripartenza in contropiede, perché 95 si è perso almeno un minuto se l'è perso, e Pinamonti non corre ragazzi, non corre Pinamonti, il tiro, alto, alto, potente ma alto, e adesso ci riprova ragazzi, sembra quasi il basket, però con tantissimi ragazzi, come si può dire, gol non presi e là sarebbero canestri andati a male. Ma comunque adesso, ancora, e vi ricordo che se seguite il basket e volete vedere video sul basket, sia adesso di Serie A perché ci sono i playoffs, potete andare sul mio canale Marrastano Sport, cross in mezzo, Perotti ragazzi, che cacchio ha fatto, penetrato, è diventato Gesù, ma attenzione, l'ultima azione forse per l'Empoli, che sta correndo, ma c'è la Salernitana totalmente sbilanciata, e Pinamonti ragazzi, non ce la fa più, è stremato, e ancora qua attacca l'Empoli, ma adesso l'allarga, potrebbe arrivare un cross, la chiama Pinamonti, ma non sta camminando letteralmente, Bairami, pallone indietro, ancora, Bairami ancora, e adesso triangolo, fischia, no, non fischia, per fortuna, Pinamonti potrebbe andare al cross, lo fa, deviazione, che potrebbe diventare decisiva la rovesciata! Fuori. Cosa stava facendo la Mantia? E finisce qua ragazzi, un pareggio che non va bene alla Salernitana, perché rimane al 17° posto e non riesce neanche a prendere quei 4 punti che potevano allontanare forse definitivamente il Cagliari. Il Venezia non può salvarsi, mi sa. Non so gli scontri diretti, ma non penso si possa salvare. 25 Venezia, 17, 31 Salernitana, non penso possano salvarsi. Il Genoa, Cagliari e Salernitana hanno speranze e teoricamente può retrocedere anche Samp e Spezia. Una tra queste due, se non tutte e due. L'Empoli, che è a 14°, è salva. Comunque ragazzi, un punto che non va bene alla Salernitana, ma non va bene neanche allo Spezia. Cioè non va bene a nessuno. Cioè forse al Cagliari leggermente, anche al Genoa. Però ragazzi non va bene. Non va bene perché il Cagliari gli va benino, perché lo stesso se vincono li scavalcano. Però ragazzi è tutto un qualcosa di assurdo. Io non posso credere a quel campionato, al campionato che stiamo assistendo ragazzi. È ufficiale, è arrivata la retrocessione per il Venezia, purtroppo per loro. Mi dispiace perché avevamo fatto una prima parata ragazzi, una parata, certo, avevamo fatto una prima parte di stagione assurda. Alla fine ragazzi non ce l'ha fatta. Comunque ragazzi noi ci salutiamo. È incredibile, retrocede il Venezia ma Salernitana ancora salva. Mamma mia, adesso domani ci sarà il Cagliari. Stasera c'è il Venezia con la Roma che non avrà più niente da chiedere. E poi penso domani, penso con il Genoa, non lo so a che ora è.
Ragazzi, è veramente qualcosa. Un campionato solo col Napoli alle 15. Alle 15 col Napoli. Vediamo gli scontri diretti, se riesco a trovarli tra Salernitana e Genoa. Perché forse teoricamente se il Genoa perdesse potrebbe addirittura essere già matematicamente retrocesso. Vediamo qua Genoa-Salernitana. Salernitana che vinse il primo scontro 1-0 e poi successivamente il secondo scontro pareggio. Quindi sale avanti la Salernitana a prescindere se perde con il Napoli a retrocesso. Il Cagliari non può retrocedere matematicamente se la giocheranno all'ultima giornata. Signori, io vi lascio. Noi ci vediamo. Che cos'è, ragazzi?